Ai nostri giorni riscontriamo sempre di più l'assenza di limiti, un'anarchia di fatto. Ad esempio, durante il periodo della pandemia del Covid, abbiamo assistito a come pochi ricchi si siano ulteriormente arricchiti contro miliardi di poveri. La concentrazione di ricchezze in poche mani non solo ci dice di una profonda ingiustizia e iniquità, ma ci racconta ancora di più la caratteristica della nostra epoca liberal-capitalista. Dinanzi allo scenario odierno di incapacità di fermarsi, di non avere limiti, due grandi scrittori del passato ci possono ancora aiutare a capire cosa è successo per provare ad invertire la rotta anarchica. Attenzione, quando parliamo di anarchia non intendiamo solo un'anarchia dall'alto, come nell'esempio del capitalismo di pochi ricchi, ma anche l'anarchia che ci compete, l'anarchia dal basso, cioè il disordine che c'è all'interno di noi e all'interno anche delle nostre famiglie e del nostro modo di vivere. I due grandi autori che vorrei citare per comprendere questa eh, assenza di limiti sono Gilbert Keith Chesterton e Clive Staples Lewis. Nella, agli albori della prima guerra mondiale, Chesterton scriveva Eugenetica e altri mali e faceva l'esempio della cascata, cascata proprio come metafora dell'anarchia, dell'incapacità di porsi dei limiti. Vado a leggervi proprio due o tre righe di eugenetica dove parla appunto della cascata. Scriveva Chesterton, il mondo moderno è come il Niagara, è magnifico ma non è forte, è debole come l'acqua, come il Niagara. Il problema di una cascata non è che essa sia assordante o pericolosa o magari distruttiva, è che non può arrestarsi. Ora è chiaro che questa sorta di caos può impadronirsi dei poteri che governano una società, così come della società governata. E continuava. L'anarchia è la condizione d'animo o di comportamento di chi non si può fermare. È la perdita di quell'autocontrollo che permette di tornare alla normalità. Non è anarchia se si permette alla gente di dare inizio a tumulti e sperimenti. È anarchia quando la gente non può mettervi fine. Non è anarchia nella vita domestica, appunto quello che dicevo, l'anarchia dal basso, quindi nella nostra famiglia, nella nostra vita. Se tutta la famiglia sta alzata fino a tardi l'ultimo dell'anno, è anarchia se poi per mesi i membri della famiglia stanno alzati fino ad un'ora sempre più tarda. Ecco che quindi Cestato ci dà un primo elemento per comprendere attraverso la metafora della cascata l'incapacità di porsi dei limiti. E questo lo vediamo nel mondo del liberal capitalismo dove una concezione erronea, sbagliata di libertà porta ad accumulare sempre di più, sempre di più, senza limiti, appunto. Oppure anche nella nostra vita, abbiamo sentito l'esempio, che non sappiamo frenarci, quindi saltiamo l'orario dei pasti, saltiamo l'orario del rientro dei nostri figli alla sera e così via ecco questi eccessi testimoniano questa incapacità anarchica di controllare l'assenza appunto di ogni limite sempre riguardo la cascata incredibilmente anche clive stapes lewis eh, nel pieno della seconda guerra mondiale scriveva nell'abolizione dell'uomo anche qui vado a leggervi due righe l'uomo che definiva sublime la cascata, non intendeva semplicemente descrivere le proprie emozioni, ma proclamava anche che l'oggetto, cioè la cascata, era tale da meritarle. Vedete che sono, è un altro genere di riflessione. È una riflessione che concerne appunto l'oggettività. Della cascata, come anche riscontrata da Cesteto, ma il confronto tra soggetto e l'oggetto stesso della cascata, e quindi ci riconduceva eh, Luis a quello che Sant'Agostino chiamava Ordo Amoris. Anche questo fa parte di questa deviazione dei nostri pensieri, deviazione dei nostri sentimenti. Riguardo anche alla cascata, il fatto di riscontrare nella cascata questa sublimità era una cosa naturale di fronte alla bellezza che Dio ci ha donato e che rimanere a bocca aperta e testimoniare la magnificenza è una cosa corretta, però c'è un'adeguazione di questo ordine dell'amore. Sentite come riprendeva appunto Sant'Agostino. Sant'Agostino... Definisce la virtù ordo amoris, cioè l'ordinata distribuzione degli affetti in cui a ogni oggetto è tributato quel genere e grado di amore che gli è appropriato. Noi vediamo questa scompostezza anche nei nostri affetti, dei nostri sentimenti. Riguardo nella nostra società, società lo vediamo ad esempio. Nell'accudire, che so, i, i cani, negli animali domestici. C'è cioè un affetto smodato, è un affetto non ordinato. E quindi vedete che ritorniamo a questo disordine, disordine che poi ecco, ha a che fare con la testa, la ragione, ma anche con il cuore. Quindi l'educazione dei giusti sentimenti. Anche questo ha a che fare con l'anarchia. Anche i sentimenti devono essere corretti, devono essere ordinati. Sentite ancora eh, lui cosa eh, diceva ne, nell'abolizione dell'uomo. E poiché i nostri consensi e dissensi sono dunque riconoscimenti di un valore oggettivo, il valore della cascata, o reazioni ad un ordine oggettivo, ecco che gli stati d'animo possono essere in armonia con la ragione, se sono ordinati, se sono composti, se sono moderati o in disarmonia con la ragione, laddove appunto il sentimento falso non ha più ordine in ciò che ecco si esterna. Tutte le emozioni, quindi e tutti i sentimenti, possono essere ragionevoli o irragionevoli, a seconda che si conformino o no alla ragione. Il cuore non potrà mai prendere il posto della testa, ma può, diceva lui, e dovrebbe obbedirle. Ecco, siamo in questa condizione, questa caratteristica che Cesteto riscontrava nel latifondismo, quindi che lui chiamava l'assenza di proprietà nel capitalismo, ma lo riscontrava persino nell'arte figurativa Tanto che arrivava a dire che l'essenza del quadro, ad esempio, è la sua cornice, perché anche il quadro è nel momento in cui è delimitato, altrimenti non è più un quadro. Voi capite che la capacità di porsi dei limiti è essenziale. È essenziale sia che venga dai poteri forti, i poteri dall'alto, come abbiamo visto, ma è essenziale anche nella nostra vita, nella nostra ragione, nella vita domestica, nei rapporti e con gli oggetti e con le altre persone, e anche con Dio, chiaramente. Ecco che allora questo errato concetto di libertà che non può essere illimitata, attenzione, deriva. Da una mancata accettazione, come anche riscontrerà successivamente nel proseguio del libro Lewis, dalla mancata accettazione della legge naturale e del riconoscimento della presenza di Dio nella nostra vita. Sentite come impostava il discorso sulla libertà, sempre Chesterton, ricordando che. Eh, il suo spunto polemico era rivolto soprattutto, ma non solo, alla, alla libertà, al concetto di libertà liberal capitalista. La libertà ha prodotto scetticismo e lo scetticismo ha distrutto la libertà. Gli amanti della libertà credevano di renderla illimitata, mentre la lasciavano soltanto indefinita. Credevano di lasciarla soltanto indefinita, mentre in realtà la lasciavano indifesa. Per il solo fatto di trovarsi liberi, gli uomini si trovarono liberi di mettere in discussione il valore della libertà. Ma il punto importante da cogliere in questo scetticismo è che, come esso è illimitato in teoria, così è necessariamente illimitato in pratica. Ecco, sono frasi che a distanza di più di un secolo vanno riprese, vanno riflettute e considerate per quel che riguarda appunto le considerazioni riguardo l'incapacità di porsi limiti, l'assenza di limiti. Questa assenza di limiti aveva un connotato, come abbiamo detto, antireligioso, soprattutto anticristiano, come rilevarono questi due grandi autori è chiaro che sotto ci sta un affondo, come abbiamo detto, contro la presenza di Dio nella nostra società e contro la legge naturale. Ecco, dobbiamo quindi recuperare questa presenza di Dio, del vero Dio, il Cristo risorto. Adesso stiamo avvicinandosi anche al periodo pasquale, approfitto anche per fare gli auguri e. E in questo cammino penitenziale quaresimale avvicinarsi e riflettere anche sui nostri peccati, su questo nostro eh, vivere anarchico anche nella nostra famiglia, nelle relazioni. Dobbiamo veramente capire questo, questo concetto erroneo di libertà che diventa liberaleggiante. Eh, questo concetto erroneo appunto di sostituire la legge naturale col nostro egoismo o col principio di autodeterminazione. Ecco, questo deve essere compreso e ricondotto non solo verso gli altri, soprattutto un lavoro interiore su noi stessi, in modo che emerga questa, questa considerazione importante che la libertà è limitata è proprio come l'essenza del quadro. Che è la cornice in cesteto. Tanti auguri di buona Pasqua a tutti.